successo e ci siamo fatti conoscere anche a Marchette, la trasmissione trend sulla 7 condotta in maniera egregia dal sempre più estroso Piero Chiambretti, che ogni settimana registra sempre più alti indici di ascolto, perché mostra quella punta di aggressività che fa parte del gioco. Le nostre telecamere, grazie al prezioso supporto del tandem Natale Piero Campisi, indiscussi padroni di casa, si sono portate dietro le quinte per proporvi in questo numero di Rewind curiosità, fatti e misfatti di questo magazine televisivo schietto e genuino. L'occasione ci è stata fornita anche dalla partecipazione al programma del sindaco di Mazara del Vallo, Giorgio Magaddino, che nella circostanza si è rincontrato con la bella Fef, alla quale la scorsa estate aveva assegnato la cittadinanza onoraria in virtù delle sue origini tunisine, in una comunità come quella mazarese ricca di extracomunitari. Commosso come non mai, Giorgio Magaddino si concede ai nostri microfoni. Che potrebbe poi lanciare una piccola sorpresa. Prego dalla regia. Le ho chiesto se in Sicilia mi possono adottare, cioè non diventare non solamente tunisina, ma italiana siciliana però. Lei da questo momento è siciliana. Quindi lei quando dice una cosa poi la ripete per coerenza per sempre. Esatto, io sono siciliana. Lei è siciliana, e allora visto che vuole essere siciliana, c'è un paese in Sicilia che vanta tra i suoi abitanti una colonia di oltre 10.000 magrebini. Quindi quello è il posto dove lei deve avere assolutamente la sua cittadinanza. E quindi che cittadinanza sia. Entri il sindaco di Mazara del Vallo. Forza! Il dottor Giorgio Magaddino, accompagnato dai fratelli Campisi, consoli onorari a Marchette di Mazara del Vallo. Ecco Staglio, ecco il sindaco ed ecco Oglio. Prego, è un momento importante, lascerei ancora un attimo la musica perché è forte. Lasciamo la musica, siamo qui. Beh, perché, ecco, il sindaco adesso leggerà una pergamena. Grazie. Benissimo, allora sindaco. Allora, da un desiderio espresso qui da questi studi, dalla... Scusi, lei è il sindaco o è il terzo fratello dei Campisi? Perché è identico, cioè è identico agli altri due. È vero. Tutti uguali, bene. Proprio per questo spirito, da questo desiderio espresso in questa trasmissione, la città di Mazara del Vallo, per gli ideali di pace, per l'impegno sociale e civile volto a favorire e promuovere il dialogo fra popoli di culture diverse in una solidale e pacifica convivenza, ad Afef Jennifer conferiamo la cittadinanza onoraria. Ma investiamo la signora Afef della cittadinanza onoraria di Mazara del Vallo. E ci abbiamo questa anche... è una tela del satiro danzante di Mazara del Vallo. Questa è per me, grazie, bellissima. La metterò in macchina, è meravigliosa, veramente è strepitosa. Grazie, grazie, grazie a tutti. E adesso, visto e considerato che siamo in Tunisia, ci vuole della musica, prego. Grazie. حبيبي يا حياتي تقولوا لا تنسى ليام وليالي وانا كنت وين انا وانا كنت وين انا وين حياتي وين يا جميلة حبك ساكن في قلبي حبي ساكن في قلبك يا حبيبة هي النظر المحبة ادت نور المحبة في الكل الكلوم
Leila, cantante, dicevamo, che viene da Mazara del Vallo, scoperto dai fratelli Campisi, tunisina però. No, il papà è tunisino e la mamma è italiana. Dunque, italo-tunisina e meticcia per la gioia di tutti, di pera. Grazie, allora salutiamo tutti. Lei è cittadina, no, lei rimanga. Grazie, sindaco. E così nel backstage di Marchette siamo con la Afef, immortalata qui da Piero Chiambretti stasera come cittadina mazzarese e dal sindaco di Mazara del Vallo, Giorgio Macadino. Innanzitutto, signora Afef, grazie di averci concesso questa intervista, soprattutto la sta guardando tutta Mazara del Vallo e la Sicilia. Lei a Marchette disse una volta: voglio diventare cittadina siciliana. E così qualcuno della Sicilia si è mosso. È un grandissimo onore, sono diventata, sì, effettivamente dopo quell'annuncio, quella richiesta da Marchese, sono diventata una cittadina onoraria di Mazara del Vallo e sono molto felice. Sindaco, lei ha avuto l'onore questa sera di proclamare mazzarese la signora Afef. Sì, con un immenso piacere, ma senza voler non speculare, ma richiamare alcune vicende che durante l'estate scorsa si sono consumate. L'abbiamo fatto perché un desiderio della Afef è diventato per noi non un ordine, ma semplicemente quello che avviene già naturalmente nella nostra città. Da noi non si parla di tolleranza, si parla soltanto di integrazione, c'è molto da fare, ma da noi avviene tutto naturalmente. Noi siamo un esempio naturale di questa simbiosi, perché si viene al mondo al di là dei colori, al di là dei credo, al di là delle religioni, siamo tutti amici, siamo tutti fratelli, siamo tutti sorelle. Ma a proposito di quel desiderio, un giorno quando i capelli saranno imbiancati, lo dicevamo anche stasera, vorrei fare il pescatore. Rischiamo maledettamente, così come abbiamo detto, perché abbiamo la nostra flotta, i nostri marinari, i nostri magrebini fermi, perché ripeto, da 25 giorni c'è l'aula consigliare occupata. In queste ore, in questi ultimi giorni, il governo dovrebbe provvedere ad alcuni provvedimenti che possono alleviare i costi di gestione e quindi far diminuire il costo del gasolio. Quindi, nonostante l'amarezza, nonostante l'angoscia e l'ansia, sia i lavoratori maghrebini che quelli mazzaresi uniti in una battaglia per prevedere e accompagnare il futuro. Ecco, Afef, certo, parole del sindaco che portano un pochettino a vivere il periodo della città di Mazara del Vallo. So che lei in parte si è innamorata, anche so che ritornerà a Mazara per più di qualche giorno a visitare meglio la città, a incontrare la gente, no? Sicuramente, assolutamente, appena c'è un po' di, avrò un po' di tempo e quando sarà un po' più, vorrei anche portare il mio figlio, perché no, quando finisce lui le scuole vorrei portarlo. Da questa simbiosi Afef e Mazara del Vallo cosa potrebbe uscire? Credo che io sono un esempio, credo, per tutti i tunisini che vivono in Italia e specialmente che vivono a Mazara del Vallo. Sono un esempio dove un esempio positivo, perché sono arrivata là dove sono arrivata, ho questa l'idea del vivere insieme, perché io poi tanti di quelli politici, persone che parlano della non tolleranza o di condannare, o quelli che parlano del miticciato, queste cose un po' ridicole, molti di loro si dimenticano che in realtà la Tunisia e l'Italia, specialmente poi la parte della Sicilia, abbiamo una storia antica insieme, in comune. Ci siamo, prima che i tunisini vengano in Italia, ci sono stati gli italiani che sono venuti in Tunisia, che fanno parte del popolo tunisino, fanno parte, tanti di loro non sono più venuti a vivere in Italia, ci sono dei ottantenni che incontrano ogni tanto, che non, per loro sono tunisini e sono, eppure sono di origine italiana e si trovano benissimo là. Ecco, io sono per questo esempio che vorrei dare agli italiani e anche ai tunisini che sono in Italia, di vedere che si può fare quello che ho fatto io. A questo punto la signora Afef diventa molto importante per la nostra cittadina, signor sindaco. Noi ci crediamo, lo vogliamo con
forza, non vorrei annunciarlo da qui, ma è un invito espresso in diretta senza essere preparato. Avremo il piacere, in occasione ad esempio della Beat di Milano, di avere Afef come madrina dello stand di Mazara del Vallo. Se abbiamo il piacere, naturalmente compatibilmente con gli impegni di famiglia, di lavoro, eccetera, eccetera, averla proprio nello nostro stand alla Beat di Milano come madrina di Mazara del Vallo, ma sicuramente appena arriva sarà la madrina della Sicilia intera. Contiamo su questo impegno, ma non vorrei abusare proprio della bontà, della gentilezza, della disponibilità sin qui dimostrata. A Rockland e poi il momento della consegna, non di un riconoscimento ma di un omaggio. Un omaggio ad una nostra concittadina orafa di Mazara del Vallo. Del Vallo, che si è ispirato un po', diciamo, alla cultura italo-araba e magrebina, e noi in senso di pace, in senso di, diciamo, di impegno sociale, regaliamo ad Afef, diciamo, la stella della libertà, diciamo, sono fatte esclusivamente per lei. Quindi non è una di opere in argento e Swarovski fatte proprio appositamente, sono pezzi esclusivi perché sono fatti a artigiana di Mazara del Vallo, la signora Gioena Chirco. Grazie, li facciamo vedere, sono bellissimi. Grazie mille, grazie da parte mia alla signora che me l'ha regalato. She's been to private school, she speaks perfect French. She's got her perfect friends, always on the shit cool. She practices Tai Chi, she never. Allora, vediamo se anche un bel dannato come lo Zelig del Varesotto, come va con le donne? Ce l'ha una fissa? Soffre in amore? Costantino, concentrati. È il primo uomo della sua serie. Si prego, si concentri, ma vada. Sta scadendo come lo yogurt. Vada. La musica su internet. Cioè? Ti scaricheranno tutti. Mi scusi, buonasera. Scusi se la disturbiamo. Scusi signore, vedo che con la sua costumista. Allora, Maga Magella, state preparando qualche filtro speciale per la puntata di questa sera? Filtro di cosa? No, di sigarette, dico qualche magia, qualcosa, qualche carta speciale. Sto chiamando tutti i miei fluidi, le mie forze astrali. Sì. Mi vuoi dire una delle tue formule magiche, Costantino? Beh, non ci sono formule, è il destino che è atroce per tutti. Io rivelo le sofferenze, i dolori e l'agonia delle vite altrui. Salutare sempre, hai già salutato, esatto. Concentrati sulle carte, saluta ogni volta. Fai il bravo. A Feffe deve comparire sul calendario Pirelli? No. L'ospedale italiano, cioè l'operazione non andrà a buon fine. Bravo! E con queste parole, così, che non sono affatto sagge, no, perché noi la vorremmo vedere sul calendario, salutiamo Afef e ci riproponiamo e vi riproponiamo il mio dilemma. Santino della Gradesca è ormai uno dei principali personaggi di Marchetta. Dopo il ruolo di opinionista della scorsa edizione, quest'anno ha trovato questa nuova dimensione in Maga Magella. Che è una cosa ispirata da un film abbastanza serio, paradossalmente, anche se ovviamente è un ruolo comico. Perché quello, sì, che vestiti comodamente, sì, è il comico, sì. È preso da un film che si chiama, in italiano si chiama Quinto Potere, in inglese Network, di Sidney Lumet con Faye Dunaway, dove c'era questa maga in questo film, che però non si vedeva mai nel film. Insomma, un'esperienza davvero bella, affascinante, anche per noi addetti ai lavori.
si abbassano le luci, tra gli applausi del pubblico presente in sala, si spegne anche la nostra telecamera. Con Marchette, grazie a Natale e Piero Campisi, un prossimo appuntamento appare più che scontato. Alla prossima dunque.